possibilità di provvedere a interventi. Interventi medici. Chiaro che le condizioni, cioè l'infermeria non sta a significare che ci fosse un vero e proprio infermiere o un vero e proprio presidio medico, ma la possibilità appunto di intervenire. Il caso specifico racconta il disegno, no? Vedete, se riuscite a vedere, comunque un'amputazione, un caso di amputazione che viene raccontato appunto sempre dalla dottoressa Marengo, che era presente come assistente del dottor Ansaldi, che era il medico di Biella, che però collaborava con il Movimento Partigiano, e quando appunto c'era la possibilità di intervenire si recava qui per prestare soccorso. In questo caso il partigiano era rimasto ferito e bisognava intervenire amputando la gamba. Purtroppo le condizioni però erano condizioni precarie, quindi hanno dovuto utilizzare una sega da macellaio e il laccio emostatico per... era un tubo di una, quello che si usava per tirare il vino, no? Quindi proprio strumenti abbastanza rudimentali. E tuttavia il caso, in questo caso è andata bene, perché nonostante appunto queste condizioni precarie l'intervento ha avuto successo e il partigiano, pur con la gamba amputata, però è riuscito a sopravvivere. È un esempio un po' di queste situazioni un po' così, diciamo, che era impossibile portare i partigiani all'ospedale, perché l'ospedale di Viera, perché era controllato. Però all'epoca in alcune zone del territorio c'erano delle piccole cliniche, ad esempio a Cossila, ma anche a Cavaglià, e a volte tramite appunto la complicità di medici e infermieri si poteva ricoverare per breve tempo i partigiani feriti, sempre con il rischio che nel corso di un'ispezione potessero essere scovati. Concludo dicendo, ecco, l'anno scorso abbiamo intervistato qui nella zona di Zubiena, vicino a Vermogno, il fratello di un partigiano, lui è più giovane, una decina d'anni meno, il fratello è già morto, e praticamente nella casa di famiglia, no, che è un piccolo borgo, la casa del nonno, avevano allestito una sorta di casa di degenza, cioè i partigiani che erano stati feriti ma erano in via di guarigione andavano lì per trascorrere il tempo per riprendersi. E il padre, per con ulteriore sicurezza, avevano realizzato insieme ad altri, praticamente era una cascina, quindi avevano le bestie nello spazio in cui si ammassava il letame. Praticamente avevano costruito in cemento una costruzione che da un lato era semplicemente il deposito per il letame, dall'altro avevano fatto un rifugio nascosto, per cui la soletta veniva ricoperta dal letame e non si vedeva l'ingresso, e in caso di necessità appunto facevano entrare i partigiani qui all'interno, chiudevano la botta, lo ricoprivano e per occultarli in caso di perquisizioni. E una volta raccontava che c'era un gruppo di questi partigiani che erano lì dentro, ma così non c'era un rischio immediato, c'è stata una fortissima nevicata e si era formata una coltre sopra a questo rifugio, ed erano preoccupati perché era andata anche a coprire il condotto di areazione, pensavano di trovarli, no, messi a spalare di corsa, invece questi erano lì tranquillamente che dormivano. Quindi un po' anche di, cioè, come dicevo, situazioni anche a volte divertenti, no? Perché pensavano di hanno fatto tutto di corsa, no? Dicendo chissà cosa, in che condizioni sono, poi in realtà loro erano lì, ma dimostra anche questo, no? Il rapporto molto stretto che c'era con la popolazione, soprattutto in questo territorio. E niente, il pannello che non abbiamo visto è quello su Piazza Martiri, cioè la fucilazione del 4 giugno 1944. Quello avviene a seguito di un grosso rastrellamento in questa zona, sulla Valle Elbo e la Serra. Vengono catturati questi 22 giovani, non erano tutti partigiani, perché alcuni erano semplicemente, si erano nascosti temendo di poter essere arrestati, ma non avevano obblighi di leva o pendenze particolari. Vengono condotti poi il 4 giugno appunto in piazza Quintino Sella, che poi è stata ribattezzata Piazza Martiri, e fucilati a gruppi di 5, no? Quindi su ordine del comando tedesco, eseguito da un reparto fascista questa fucilazione. E la particolarità, no? Anche l'efferatezza, il fatto che vengono suddivisi in gruppi da 5, l'ultimo da 6, costretti i primi compagni ad assistere alla fucilazione successiva e ad andare a disporsi praticamente sui corpi dei compagni fucilati in precedenza. Un
partigiano, all'epoca era un ragazzo, poi dopo questa esperienza ha subito anche lui i partigiani, era detenuto alla scuola Pietro Mica, che era la sede del reparto fascista, mandato poi in Piazza Martiri a disporre i cadaveri in fila, perché l'ordine del comando tedesco era di lasciarli esposti per 24 ore sulla piazza a monito per la popolazione. Lui si ricorda questo spettacolo abbastanza, cioè, cruento, perché appunto questi corpi ammassati, e fa fortunatamente gli altri che erano con me, mi hanno detto lascia stare, facciamo noi. Però lui dopo questa esperienza già era, diciamo, segnalato come, pur essendo un ragazzo, aveva 15 anni, però era già segnalato come simpatizzante. Dopo quell'esperienza si è unito ai partigiani, è stato partigiano qua nella 75esima, compirà quest'anno 91 anni, ancora in gamba, il suo libro di memoria è uscito appunto l'anno scorso, racconta diversi episodi molto interessanti, anche perché appunto un punto di vista non passato, nel senso c'è ancora la possibilità di avere la sua testimonianza attuale, tanto erano riusciti anche a intervistarlo, quindi questa testimonianza rimarrà. E ecco, questo è stato l'episodio, la fucilazione più cruento e sanguinoso che ha interessato via la città. L'altro è stata la fucilazione di Piazza San Cassiano, ma lì erano sette ostaggi fucilati, di cui uno è riuscito miracolosamente a salvarsi. Qui sono 21, dicevo però 21, erano 22, perché il 22esimo è riuscito a salvarsi perché è stato colto da una febbre fortissima, era detenuto al carcere del Piazzo e, non essendo in condizione di essere trasportato sul luogo dell'esecuzione, è stato lasciato in cella, successivamente deportato in Germania, ma poi è riuscito a tornare, e anche lui è stato, diciamo, fondamentale anche nell'ambito del processo che c'è poi stato per individuare le responsabilità del potere di esecuzione, per ricostruire le vicende. E proprio l'anno scorso è ricorso il 75esimo anniversario di questi eventi. Noi abbiamo realizzato un docufilm su questa, sia sulla stradamento e sulla fucilazione, e quindi diciamo che la memoria rimane viva anche analizzando e andando a indagare sulle biografie dei caduti, che è sempre molto interessante per sapere chi erano questi partigiani, che prima volte vengono identificati o come dei delinquenti o come dei superuomini, no? Erano persone normali.